Bella gente, è una coincidenza sicuramente, ma la NASA ha sentito il dovere di fare un video sulla merda. Allora andiamolo ad ascoltare, proprio lo ascoltiamo pari pari, ho messo le traduzioni in italiano e poi ne parliamo, insomma, non servirà, credetemi. Hygiene in space is very important. You're going to have to do the same sort of things that you do on Earth, like brushing your teeth and keeping yourself clean, using the bathroom. All of these things are very important and very different because you're doing them in space. So they do require some training, and you want to do it correctly because if you don't, it could lead to trouble. On Earth, we deal with flush toilets. If that's available, hopefully, to you, you do what you need to do and then you clean yourself up, and then it's on to the remainder of your day. But in space, it's different. The flights that I had in space were on the space shuttle. And on the space shuttle, we had a lavatory. It was called the WCS, the Waste Containment System. I think that was primarily because if he had a problem, you didn't want to call Houston, we have a problem, we messed up the toilet. It didn't have a lot of privacy, but it had some. It had a privacy curtain, and the WCS had a hose for urine, for you to urinate into, and a commode, more or less. Un commo. Un commo. Più o meno, poi vedremo. L'hanno pitturato di giallo in maniera che sembri usato, però tenete per sempre presente le donne invece che cazzo facevano? C'è sto tubetto dove si infila il cazzetto, immagino, piccolo degli astronauti, e le donne? Niente, non. Loro sembrano dimenticarsi completamente di certe cose, fanno finta che non esistano. Allora, andiamo avanti, no? For you to poop into. And we want to use the word poop. What do we want to? Poop's okay, we're not going to offend anyone around the planet here. Okay. Bisogna stare attenti a non offendere. Bisogna stare attenti a non offendere qualcuno. L'importante è parlare se quella parola giusta è cacca o cosa devo usare, che parola devo usare per non offendere qualcuno in qualche pianeta. No, loro si soffermano su queste cose qua, come nell'Apollo 13 che ho attaccato l'altra volta alla bella figura di Parmigiano che si è andato a fare parlando di merda in televisione. E questo qua adesso ci dà ancora un'altra versione. E parla delle famose buste di Apollo, famose buste, che però Parmigiano non le ha nemmeno menzionate, e neanche il cretinetti albanese le ha, quello là. Taking a pee on the space shuttle was pretty quick and easy. The hose came with an attachment that you would put on, which was a funnel. So everyone had their own. We didn't share funnels, and it was in a little compartment, and you'd open up the compartment, and there would be the seven funnels, and you would take the appropriate one and attach it to the urine collection hose, and then you would turn the system on. What it does is it creates a little airflow so that it'll take the liquid down the hose and into the tank. L'ho messo anche più lento, un attimino più lento, così lo guardiamo con calma e si riesce a leggere tutto quanto, se no scorrono questi sottotitoli in una maniera anche abbastanza merdosa, in perfetto stile YouTube, ma siamo abituati, no? And when that tank reached a level that it was full, we would do a urine dump out into space. It would kind of crystallize and disappear more or less in the vacuum of space. So it was okay to dump urine out there. If the sun was shining, it would shine through the dumped urine and you'd see kind of like a rainbow effect, and that was kind of cool.
And when you were finished, you would then turn off the system, you would remove your funnel, you would clean it, and you would put it back in its appropriate space. Then you would clean up a little bit. The quickest way to do that was just use a wet wipe. We had hand sanitizer, you could use some of that, because you don't want to spread any germs or anything. Anche in Apollo 13, no? C'è il scarico urina e anche là dicono la stessa cosa, che bella cosa. Scaricare l'urina nello spazio vuoto, assolutamente vuoto, e fa questa bella polvere di stelle. E però la merda no, la merda se la conservano. Anything like that, you want to be very cautious. After you get a little experience, anche questo, no? I germi. Loro si conservano la merda e buttano fuori la pipì, come nell'Apollo 13. Apollo Bex. Anche questo dei germi, no? Che ha detto lui, è importante. Non esistono infezioni, nessuno prende. Ci sono vespe e mosche che girano, però infezioni niente. Nessuna malattia, niente. No, nessuna la caccarella, sempre tutto liscio. Si c'entra il buco, no? Con la telecamera, praticamente c'è una telecamera che ti inquadra il buco del culo. Prima inquadrava i jeans, però uno non va a cagare con i jeans, no, va senza. Allora ti inquadra il buco del culo, ogni volta devi guardarti il buco del culo per centrare il buco. Non so, io boh, non so, io ho liberi di crederci gente, però mi sembra una cosa veramente ridicola, tra il ridicolo, il paradossale e la cosa che mi incazzo, perché io se sono un cittadino americano che ho la NASA come agenzia nazionale, non sarei tanto contento, insomma, di pagare, perché loro pagano, pagano. Toc, 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 pagano come noi paghiamo, non so, l'ARPA, quegli enti inutili. Ecco. Detto questo, continuiamo con la merda. You could do other things like peeing upside down. This was a challenge given to me by a more experienced astronaut who said it is possible to pee upside down, you should try it, and you can, you just flip yourself upside down. Ma cosa vuol dire upside down, porca puttana? Upside down vuol dire sotto sopra, testa in giù. Ma che testa in giù c'è dove non c'è un testa in giù? Già questo, no, ragazzuoli? Cioè, vi parlano di mattina, pomeriggio. Ma che pomeriggio? Se non sei attaccato sulla terra, non c'è pomeriggio, non c'è mattina. Non esiste un cazzo, in teoria, dove sono loro, in teoria. Cioè, è tutta una teoria. Anche qua ti dice a testa in giù, ma che cazzo è? Ma cosa mi prendi per il culo? Che testa in giù? Seppur guardando gli interni di questa stazione rettale, si può notare tranquillamente che gli arredamenti sono fatti così, non sono fatti un po' così, un po' così, un po' così, un po' così, un po' dritto. No, sono fatti tutti dritti, i computer tutti così. Non c'è un computer così. Sì, ogni tanto, quando vogliono fare la bella figura, mettono il computer al contrario, però si vede che tutto il resto è invece dritto. Cioè, ora, dovete analizzare, loro vi invito, perché questo è il punto fondamentale. Come in ogni argomento. Notice, come cazzo si dice, ho constatato, vi fanno pensare alla cosa avanzata, devi sapere astrofisica, astronzfisica, devi sapere astronzfisica, devi sapere i calcoli, devi sapere le distanze, devi sapere le leggi, devi sapere quasi, però in realtà se tu lo guardi con gli occhi del bambino, colgo l'occasione per ringraziare due persone, di cui non faccio nome, sono minorenni, che mi hanno suggerito, uno su YouTube e uno nella vita reale, osserva questo, osserva quello, e uno mi ha detto apposta questa cosa qua, che io avevo già
paranotato, no? Paranotato, però non avevo notato del tutto, no? Non mi ero soffermato in maniera. Una volta ho fatto un video mettendo al contrario il coso di Aston Samantha e si vedeva che c'è. Non batte un cazzo, al contrario, batte solo se lo guardi così. Se lo guardi così, a testa in giù, e si vede che è tutto a testa in giù: i computer, i cavi, questo, quell'altro, il soffitto. Il soffitto c'è solo in alto: non c'è un soffitto a sinistra, uno a destra, uno giù. No, c'è solo in alto il soffitto. Sotto c'è il camminamento. È palese che è una cosa. Che poi in che maniera fanno quella cosa della catenina che gira, ce ne sono di modi, abbiamo visto la levitazione, per cui ce ne sono di modi. Immaginate un'agenzia che prende milioni di dollari al giorno al giorno, cioè non so, anche se fosse un milione di dollari al giorno, comunque ne fai di cose, insomma, no? Anche se devi pagare comunque tutto l'entourage di sottopancia che ci sono là, inutili, che eseguono calcoli. Ecco, vabbè, andiamo avanti, no? Abbiamo detto. Be a little more careful. You don't want to do that on day one. You know, you don't want to hot dog it too much, but it is possible to pee upside down, which is kind of cool. I've done that as well. Peeing on the space station is a little bit different than... No? What we had on the space shuttle, you still pee into a hose, but unlike these individual funnels, it's a big yellow funnel and one size fits all. But on the space station, they recycle the urine along with recycling. Questa qua è la più bella favola che ci raccontano, che riciclano. Questa qua è la più bella. Questa qua è la più bella favola che ci raccontano, proprio bella per cretini assoluti, che riciclano il caffè di ieri diventa il caffè di domani. Ma gente, oh, ma cazzo, chiedetelo a vostro figlio se berrebbe il caffè di... C'è quello che ha fatto col piscio nel deserto, ha recuperato l'acqua anche con la macchinetta, non con metodi empirici sperimentali, con una macchinetta fatta apposta per recuperare. Fa schifo, l'ha detto lui stesso, e questi qua si bevono ogni giorno il piscio di ieri in qualità di caffè. Ma qua ce lo dicono come normale, no? L'urina insieme al riciclaggio del sudore, tutti i liquidi, tutta l'umidità dell'aria, tutto va in un imbuto e là viene fuori, mettono la cialda, scaldano un po' l'acqua, quella specie di acqua, quel sudore, saliva, tutto quanto, e si bevono il caffè. Bene. Wet and condensation, all that water is collected and then it is cleaned and it is treated. And it is reused. So as my friend Don Pettit says, today's coffee is tomorrow's coffee. Pooping in space was very involved because you really didn't want to mess this up. This is our attenzione, attenzione, qua viene il pezzo forte, dove vi invito a guardare il giallo che hanno pitturato sul cesso, su quella specie di cesso dove c'è la telecamera che ti inquadra il buco del culo. Little outhouse right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim. The key to this, the way it was explained to us, and I agree, the key to this is alignment. Next to our real. È un po' come lo shuttle, no? Ti allinei, solo che là allinei un giochino sul computer, e invece qua allinei il tuo buco del culo su una telecamera. Ma boh, vabbè. Sì, ti puoi guardare se hai qualche piastra nel culo, forse. Forse per questo l'hanno fatto, per motivi igienico-sanitari. Però c'è tutto che non va. C'è le salviettine, poi lo dice, c'è le salviettine, no? Shuttle toilet in the simulator, we had a practice toilet that was not for defecating.
It was made for alignment practice. This is actually one of NASA's deepest, darkest secrets that we're going over here. It had this camera pointing up. Eccolo qua. Eccolo qua. Qua hanno pitturato di giallo qua. Poi perché deve essere giallo? Cioè, io ho capito che sono 10 anni che lo usano, ma perché non mettono un altro? No, lo pitturano di giallo. Perché non cambi il seggiolino prima di fare il video? Cioè, non ha senso, no? Non ha senso. Per far vedere che è usato, l'hanno pitturato un po' di giallo e adesso ti spiegano che devi allineare il buco del culo con... Patch. When you sat on this, you had a closed circuit TV right here. So you would see on the camera whether or not you were aligned with the target area. You would sit on it like you would on ma incredibile sta roba. Like on a regular toilet and then you check your alignment like, whoa, I'm nowhere near where I want to be on this. And when you get yourself perfectly aligned, the idea was to then serio, serio. Attenzione di essere perfettamente allineato! Come lo shuttle. And try to memorize what that body position was. So on the front of this thing there were like little platforms to put your feet underneath, okay? As you're sitting on this thing. But you can still your sedia, sedia dei matti, per legarsi le caviglie. Butt could still come off the back of it and that's not good. So in order to keep your butt on the toilet seat, he had these two little arms that would press you into the seat. Actually, to help myself get the right position, as I put my arms up like this, like I was riding a chopper, I thought of Peter Fonda. Sì, bisogna fare le battute. Che cazzo c'entra il chopper? Sei seduto su una tavoletta, cosa c'entra? Non c'entra proprio un cazzo. Però devono sviare l'attenzione sul... Perché se no poi uno si chiede dove buttano la carta igienica sporca, per esempio, no? Per esempio, In a movie called Easy Rider. That was a good alignment for me. After you take care of your business, we had a couple things to watch out for. We had a mirror that we would be trained to then take from... It was Velcro to the wall. We would take this mirror and then put it behind us. So as we got off the toilet, we saw if anything was following us. Wow. You get what I mean, okay? And if there was something following you, you would... Sono tutti fieri di aver cagato, un po' come i vegani di aver mangiato, insomma, no? Sono quelle cose che a me risultano un po' sforzatine, così giusto per, come dire, ecco qua, ho fatto questo, cioè tipo chi se ne frega, no? Il vegano è l'unica cosa che sa fare è dire che ha mangiato cose fantastiche, e anche se non è vero e anche se poi si scorreggia tutto il giorno, per dirne uno, poi ce ne sono altre. Questi qua invece sono ancora più lerci, perché mentre ti dicono ecco qua, intanto ti nascondono altre 4 o 5 cose, da brava agenzia. Sit back down and do whatever you think was necessary to make sure alignment following you off the seat remained where it was supposed to. You do a little shake if you need to. Quante parole per dire Tarzanello. And then if things get really out of control, we have tanti towels, no, per pulirsi il culo, dry wipe, no? Straccio asciutto. Invece, però, dove li mettono dopo? E ricordo che sono tipo in 9 là sopra, 11, roba del genere. Quindi, non so. Ci vuole una bella fantasia per immaginare tutto questo. E 50 kg fanno 9 persone più o meno di merda al giorno. Più o meno, è calcolato. Disinfectant wipes just to make sure we clean up here. The number one stuff can sort of go all over the place if you don't. Sì, non lasci mica sporco, no, per quello dopo. Metti che una donna, schifo. Cesso unico per tutti. Aim correctly. The poop remained in the toilet. We landed with all of our. Sì, loro adesso ti confermano che l'urina la buttano là, che fa un bel effetto cristallizzazione, e dopo ha detto lui sparisce nel nulla.
Che, vabbè, Einstein, il suo amico, non sarebbe d'accordo che tutto si trasforma e nulla si distrugge, no? Loro tornano col cesso pieno, come si fa un po' col camper, diciamo, no? Che hai il chimico e torni col cesso completamente pieno di merda perché il figlio te l'ha fillato. Then the toilet was serviced once we got on the ground. Revisionato vuol dire hanno svuotato la merda dentro, no? Cioè no, non è che possono parlare normale, no? Revisionato. And on occasion, people had messed up the procedure and therefore broken the toilet. And that's really bad. If you break the toilet and you can't poop in the toilet on the space shuttle, the backup to that was what we called Apollo bags. Apollo Bags, che non, il nostro amico parmigiano, That had non le ha né mostrate né parlato, non ha fatto un cazzo a proposito dell'Apollo Bags. Anche qua c'è da chiedersi come mai, dato che è una cosa famosa, ha parlato addirittura della pipì sulla ruota del pulmino, il povero cretino. E quindi perché non ha parlato delle Apollo Bags? Che sarebbe stata una cosa interessante, anche il cretinetti number 2 poteva parlarne, no? Adriano, eccetera, ce l'ha in mano. adhesive that you would tape to your butt. That's the way they pooped in Apollo. They did not have a regular toilet to use, and that seemed extremely unpleasant, right? So we did not want to get into the Apollo bags. Cioè, quindi loro hanno, anche Apollo, no? In 8 giorni hanno ottenuto la merda. E anche il piscio, perché in quel caso non c'era l'urine dump, no? Come hanno fatto nel 69 con le Apollo bags? Non puzzava niente? Vabbè. And so that was kind of like enough to scare you. You would make sure you did the procedure correctly. On Earth, Adesso vediamo l'igiene, no? Dove buttano le salviette? Scommetto che non lo dice. cleanliness is very important. What most of us do is we'll take a shower every day, brush your teeth. Very important to brush your teeth, brush your hair. We need to shave, but in space, it's a little different. Water is somewhat of a resource, particularly on the space Questo non schizza acqua da nessuna parte, Ocho, eh? station. And so we want to conserve what we have, and a big shower would use lots of water, so we really can't afford to do that. So what we did in space, what the astronauts still do in space, is you take more of a sponge bath, where you have one washcloth that you would put a little water on, and then you could put. Questi qua blu sono alimentatori di corrente. Some soap into it, and then soap yourself off. This is our body wash. So there's soap inside of here. We would fill this just like a drink bag, has a valve at the top, and we could squeeze the liquid soap out of it after we added water to it. And then you would hang all of those things up to dry. The ventilation system, the circulation of air will allow it to dry. In space is a problem, so the washcloths we use were. Queste sono le cose importanti, vedi, gli esperimenti con la cremetta Nivea con scritto NASA. Queste sono le cose importanti. Osservate bene cosa fanno nelle famose collegamenti in diretta con ritardi a scelta nelle trasmissioni della fake station. Praticamente dopo mezz'ora, 10 minuti, un'ora, quello che è, c'è il riassunto, se tirate una riga orizzontale, non, è zero, zero, proprio quella riga in mezzo. Non avete capito un cazzo di più di quello
che sapevate prima, cioè che potrebbe essere una puttanata completamente inventata. Dico potrebbe, perché c'è sempre il beneficio del dubbio, perché però non servirebbe il condizionale, no? Assolutamente non servirebbe. Cioè, e i motivi per non crederci ce li danno proprio loro ogni volta, ogni giorno. Se avete visto i video che ho fatto tempo fa, lo sapete. On the space station now they have one of the little almost like a hockey puck with NASA on them. They're the washcloths were kind of cool, but you want to pack them as tightly as you can. Tipo mi ricordano un po' Copperfield, no? Che prende una cosa piccola così e dentro c'è un fazzoletto grande. Era la basta, infatti il filmato è filmato, è finito là. Quello è la magia. È una roba che può andare bene a uno di 3 anni, forse 5 anni, già si rompe i coglioni di vedere questa cosa qua, soprattutto quando dal cielo cadono gocce, se mi ricordo bene questo filmato qua. Questo è un alimentatore elettrico. È come il trasformatore del vostro computer, quello che è nero là per terra, no? And the towels, we have these big fluffy towels you can get on Earth. That's not happening in space. They're generally thinner towels, but they're pretty absorbent, so they work really well. Cazzo. The use of water is so important for our life, having clean water, and a lot of places don't have a clean water source, right? So we have this problem in space. Penso che sia abbastanza anche colpa vostra, una bella porzione, diciamo, faccia di merda. Where we need to have water to live. Sì, noi ci serve l'acqua per vivere, però sulla Terra, cazzone, no? Sullo spazio che non esiste, altro che nella Walt Disney Pictures. Fate qualcosa qua, non di male. Di bene per portare l'acqua dove non c'è. Testa di cazzo. For drinking, for hygiene, and ci spiega cosa serve l'acqua. Mamma mia. For preparing food, because a lot of our food items are dehydrated, so you add a little bit of water to those. And so we've done a good job of learning how to effectively recycle water and be able to clean urine and. Ancora con sta roba che bevono l'urina, ma per favore, dai, provateci, prendete la macchina da 1500 euro e fatevi l'acqua dall'urina. Water we use for different things so that it's usable again. Ancora. And so that is the type of technology that can be very useful in parts of the world where getting clean water is an issue. Questa è un'immagine vera, no? Chi l'ha scattata? Washing our hair usually requires a lot of water on Earth, but in space. Testa di cazzo, l'acqua nella Terra è un ciclo continuo, lo dite voi nei libri di scienze. Adesso è un problema, scarseggia l'acqua. Come cazzo scarseggia l'acqua? Vengono dati 11.000 litri per fare una bestia, un chilo di carne, e dopo non tornano uguali, li piscia, li piove, ti arrivano nel fiume di nuovo là di prima. Cioè, cos'è il consumo dell'acqua? Il consumo dell'acqua non esiste, diventa altra acqua da altre parti. Il consumo. Ragazzi, svegliamoci, dai. Poi, non parlo di molti di voi, ovviamente, parlo di pochi e loro lo sanno benissimo che parlo di loro. We use rinseless shampoo. There it is right there. It's got Velcro on it. If I wanted to put it down, I could stick it to the wall. And it's got a piece of Kapton tape on the top. So it won't leak. Kapton tape is space approved tape. So what I did was add a little bit of water to a washcloth, then rinse the shampoo, and then get a good lather going, and then again take a towel and then just. Guardate i video dove si lavano i capelli, anche quella bionda che ha i capelli così. Non c'è un pezzo più lungo di 5 secondi, massimo 8 secondi. Non esiste un video dove si tagliano i capelli e che c'è. Questo qua è un alimentatore di corrente.
E qua dietro c'è un altro che non inquadrano adesso, ma in quell'altra inquadratura dell'altra tipa si vede stesso posto più larga l'inquadratura. Just dry off my hair with the towel and it worked great because you didn't have to rinse your hair that way. Sì. You generally used your own washcloth and towel. That was somewhat of a personal item. Yeah. Shaving the way I shave on Earth, I use shaving cream and a razor on the sink, and that requires running water. You can do that in space, and they do have a special shaving cream you can use. They call it Astro Edge. Ma no, per favor, dai. Come Astro Edge? Ma tutto quello ormai che ho registrato, Edge Shave Products, not for resale. Non possono rivenderla. A chi la rivendono? A qualcuno che passa nell'Hollywood basement, a chi le rivendono? And you can also use a razor, but then you've got to do something with the cream and the whiskers that are coming off. What I opted for was an electric razor, and the whiskers were contained in the unit itself, and then you would clean it if you needed to very carefully with a vacuum. We generally get a haircut pretty close to the time that we're going to fly in space. On the space station, you're up there for 6 months, and so you need to be concerned about a haircut. And so for that, they have an electric clipper again that's attached directly to a vacuum hose, so that as you create hair, it'll get sucked right into the vacuum. Ma voi avete presente quanti capelli perde chi ha i capelli lunghi? Più che altro si vedono, perché quello che ha i capelli corti così si vede il cazzettino per terra, forse non lo vedi, però quello lungo lo vedi, specialmente su superfici chiare, cioè tutte quelle che ci sono in quello studio che abbiamo visto poco fa e che continuano a proporci, ma con tutte quelle donne non c'è un capello in giro, niente, non c'è niente, nessuna donna ha il marchese. Nessuna donna ha problemi, nessuna donna è mai isterica, mai incazzata, mai, sempre tutti allegri, te credo. Non so come fanno, perché comunque ci vuole stomaco per raccontare puttanate a tutti quanti, perché è a tutti quanti questa cosa qua, proprio senza distinzione di sesso, di nazionalità, di gruppo sanguigno, niente, a tutti raccontano stronzate. E quindi ascoltiamo ancora un po', dai. Like dead skin, cutting your fingernails or toenails. Cioè, loro ci dicono che praticamente la roba che recuperano da queste pulizie, defecazioni, eccetera, la buttano nello spazio. Quindi nella loro orbita che ripercorrono anche domani, perché se sono sempre alla stessa altezza prima o dopo la beccano sta merda, la stazione spaziale dovrebbe essere piena di merda, di piscio un po' gialla, invece sì, è giallo effettivamente, se guardiamo l'esterno sono tutto stracci, cioè, sembrano stracci vecchi da campeggio, proprio trattati male, lasciati là al sole a smarrire, e pezzi di cartone nero, quello del presepe, no? Che c'è dietro per fare le rocce, e quello là riveste tutto, dovrebbe essere tutto pieno di merda, pieno di unghie, pieno di robe, di peli, no, no, niente, non c'è niente. Andiamo avanti. You want to do that stuff near the vent so that it gets captured by the vent and then you can clean it off. Ma per favore. This was a toothbrush that I took with me to guarda, space. Senza questo, NASA could provide you with the standard government issued toothbrush, but if you provided one of your own, they would pack it for you and fly it, and you could use that in space if you had a favorite toothbrush. So I saw this as an opportunity to do something fun. So I went out and purchased this astronaut toothbrush to have in space.
Lo dico adesso, ma guardate gli occhi dove guardano e soprattutto dopo aver guardato verso di là. Osservate bene le parole che dice dopo aver guardato verso di là. And NASA then converted it to a space toothbrush by putting a piece of Velcro on it. In space, you brush your teeth the same way, more or less. You use toothbrush and toothpaste, and then you rinse your mouth. But then the question is, what do you do with that stuff? And there are two options. You can either be a spitter or a swallower. If you're a spitter, I felt that was a little more complicated because you have to. Dietro i dentifrici c'è scritto se una traccia di dentifricio viene inghiottita e si può sentire male, né del dottore, e quindi e lui lo dà come seconda opzione di inghiottire tutto il prodotto che si è fatto in bocca dopo il lavaggio. Boh, per me è molto indicativo questa cosa qua. È di uno che ti prende completamente per il culo. E forse è una cosa fatta apposta. Perché io, cioè, come fai a darlo come soluzione? L'inghiottire il dentifricio, tutto, tutta la spalmata di dentifricio che si è messo all'inizio, la inghiotti. Non so, deve essere un coglione. Tipo ogni giorno, due volte al giorno Spit into a washcloth and magari. Sì. deal with it. So what I do is I just swallow the toothpaste. Space sounds glamorous, doesn't it? I wear contact lenses. I even spacewalk with my contact lenses. Some guys didn't want to do that, but I always wore them. I figured, as long as I wasn't messing with my eyes, I'd be okay. There was a Allora, lo sapete qual è l'altra attività più ricorrente di questi spacewalk? L'operazione ufficiale che vanno là a eseguire, perché vanno fuori con tutto il rischio, eccetera, no? Ufficialmente c'è rischio. Perché due terzi delle volte cambiano batterie. E lo sanno tutti che se c'è un posto ostile, è un posto riparato, tipo il camper, c'è la vita dentro riparato e fuori è ostile. Le batterie del camper ovviamente le metti fuori, no? Vicino al ghiaccio, giusto, no? O le tieni dentro in casa, porca puttana. Non so, loro hanno le batterie fuori. Vanno a fare operazioni, guardateli, spacewalk. Guardateli. È una cosa ridicola. Stanno un quarto d'ora così, fermo immobile. E quello la palla dice adesso fanno le operazioni, no, non sta facendo un cazzo. Dopo mette il moschettone, dopo lo tira via di là, lo mette dall'altra parte. Dopo dice a quell'altro, si vede qualche riflesso del cameraman. Sempre, sempre. Forse fanno apposta per farsi scoprire che sono dei cazzoni bastardi, mentitori. Potrebbe essere. Ma questo significa una sola cosa, che il popolo è completamente imbecille, cosa che io già avevo sospettato ed è per questo che mi trovo in questa location. Concern though with the docs about us having clean hands when we put the contacts in, and so we had wipes that I guess you can use on Earth as well if you were. Dove buttate le salviettine sporche, dove le buttate? 10 persone, porca puttana, tutto il giorno, tutti i giorni. Dove buttate sta roba? Nello spazio? Concerned, I did not lose a contact in space. I felt very Ecco. fortunate that didn't happen. Ecco, To do interessante. laundry on Earth is fairly straightforward. Lui comincia a parlarci della terra, no? Del bucato nella terra. Invece qua come fate? Laundry. We just packed that stuff up once we wore the shirt and we put it in kind of a clothing Sì. bin.
but it was like a big bag. Sì. And that stuff would be returned to Earth and then cleaned and returned to us clean. Si fanno lavare la roba dalla mamma. Ma sì, perché non possono dire che fanno là, perché dopo sorgono una marea di domande infinite. E quindi dove metti asciugare, cioè non esiste la vita questa come te la propongono qua. Sì, esiste nello studio dove sono, basta, non esiste in altro posto, che potrebbe essere un aereo da qualche parte, anche lassù in alto, potrebbe essere un aereettino lassù in alto. Ricordatevi che è una cosa ufficialmente a 400 km da te, è grande 200 metri, potrebbe essere grande 20 metri o 2 metri e essere a 40 km o a 4 km, capito? Cioè, fatevi un attimino i calcoli e guardate tutte le possibili dimensioni / distanze, perché 400 km nessuno è mai andato. Quello che è andato più in alto è Gagarin e si è trovato in una zona dove doveva rimanere un'ora e mezza, invece è rimasto 8 ore, infatti è atterrato tutto da un'altra parte dove doveva, perché non riusciva a scendere. Probabilmente ci può essere una propulsione in quella zona là, però chissà come cazzo è fatta, perché se non abbiamo l'appannaggio di andarci, i palloni scoppiano molto 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 prima. Però ricordo, dal pallone si dovrebbe vedere qualche curvatura, qualcosa, niente. E inoltre più vai su più scompaiono le stelle, come se fossero in un piano che tu passi quando sali e praticamente ce l'hai sotto, come se. Vabbè, comunque loro mandano a mamma Mother Earth la roba da levare, ecco, così hanno risolto il problema. On the space station, they kind of rely on... Ovviamente non è che con tutte le tecnologie che hanno là, vacuum, non è che tirano via l'aria dal sacco così e diventa una roba piccolissima, no? Lasciano il sacco gigantesco con l'aria dentro. E... però questa qua è un'idea mia, magari loro sono spaziali. The supply ships to bring the new clothes. Cos'è sta roba? The dirty laundry will get packaged, put into a supply ship that has been emptied of supplies and now becomes a dumpster, and that diventa stuff un cassonetto. Burn up on re-entry. It does, however, on occasion get stinky in space. Sì. What you smell in space in the cabin is generally each other. When we landed on the shuttle, after this situation for a few weeks, the people that would open up the hatch would get a whiff of this and be like, was usually the reaction. The more experienced. Bisogna ridere un po', però conferma quello che abbiamo detto. Lui parla di un viaggio a shuttle fake station, no? Ma torniamo al 69, dove c'era ancora meno tecnologia. 8 giorni di scorregge, non so, secondo voi, mentre erano sulla luna, dove hanno cagato? Non caghi? Non pisci? I pee in my pants, gadito, è il testa del cazzo. Recovery technicians would know that ahead of time and be prepared for it. You go through a spacesuit to spacewalk, that becomes your individual spacecraft. It does not come with its own toilet. The rule was, ma dai, ma c'è, ma credete in sta roba qua? Credete in sta roba qua? Non so cos'è questo, forse qualcuno che abita qua potrà dircelo, ma cioè la terra è 70% d'acqua, il pannello è storto. Si vede che c'è la codina anche in qua, così, tutto storto. Questo non esistono pareti storte là, solo dritte, a parte quelle oblò là. E qua è tutto storto. Qua non c'è il glare dell'atmosfera, perché non c'è? Di solito c'è, adesso non c'è. Adesso ci spiega che nella tuta spaziale non c'è il cesso. Cazzo,
is. The two people going out to spacewalk have first dibs on the toilet. You want to take care of that as best you can before you go out, and then you put your diaper on. Cioè, come i bambini praticamente, no? La mamma gli dice, andate in bagno a fare le pipì, ma no, e a me non scappa. No, devi andare lo stesso, perché dopo non potrai più andare. E quel bambino, no? Infatti c'è il pannolino, e poi ti metti il pannolino, come ha detto il cretino. To make it astronaut proof, some nice person who packs our... Cioè, ok, il pannolino, no? Ma la mamma, ecco, adesso parlo con le mamme. La mamma lo sa che il pannolino non puoi tenerlo sporco. Per quanto tempo puoi tenerlo sporco? Della merda neanche non ne parliamo. Parliamo solo della pipì, che forse è anche la più dannosa. Non so quale delle due è più dannosa. Forse la merda. Però la pipì, cioè, non puoi tenerla, si arrossa il culitto, no? Si arrossa tutta la parte, eccetera. Quindi questi qua, non so, quanto è durate le riprese fuori, là, della bandiera, delle finte passeggiate? Anche là vi invito ad andare a vedere il video, uncut, raw, footage, Apollo, Einheist. Mentre loro fanno e qua c'è la telecamera, loro fanno tutte le robe davanti, bandiera compresa, la telecamera è sempre fissa perché ufficialmente era ferma là, no? L'ombra del modulo lunare non si sposta mai, come se fosse una luce fissa artificiale, come se fosse. Andatelo a vedere perché è molto 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 interessante. 26 minuti di video mi sembra, 22, e l'ombra è sempre là, la stazioncina qua, la baracca nomadi è qua e l'ombra è così, e sia all'inizio sia alla fine del video, mettete inizio, mettete fine, l'ombra è uguale, identica. In 20 minuti si sposterà l'ombra o no? Si sposta solo sulla Terra, sulla Luna non si spostano le ombre. Tra l'altro non c'è ombra laterale, perché se loro sono atterrati sulla faccia sempre visibile della Luna, quella è la faccia illuminata. Inoltre vi dirò un'altra cosa ancora. Non esiste faccia completamente illuminata, no? Se io metto questa qua e la illumino, lo faccio. Chiudo anche la luce. Così vi faccio contenti a tutti, anche a quei poveri cretini là che sostengono. Se io ho questa, no? Non la si vede appena. Se la illumino di qua, si illumina la parte ovviamente di qua. Ma se la illumino da là dove guardate voi, loro atterrano su questa parte qua, giusto? Non dall'altra parte. Però poi hanno l'ombra, come se la luce venisse da qua. Invece viene sempre da qua la luce, perché loro stanno sempre sulla parte illuminata. Stanno sempre sulla parte illuminata, quindi non esiste ombra. Loro la Terra ce l'hanno sempre sopra le loro teste di cazzo. E invece... Basta pensare, faccia illuminata, luce sopra le loro teste di cazzo. Che tra l'altro anche questa è una cosa impossibile, perché se ci pensate, quando la sfera è completamente illuminata? Quando la luce proviene da dove sei tu, mi sbaglio? Quando la luce proviene o la produci tu, quindi vedi perfettamente, senza contorni, senza ombre, senza un cazzo. Però
La luna piena come funziona? La luce dovrebbe venire dalla Terra, anzi da ogni osservatore che la guarda, per essere completamente illuminata. Invece la luna lo è, guardata da ovunque, lo è sempre illuminata, come se la luce provenisse da noi. Questo è un semplice concetto come quello della merda. Stuff writes front on the diaper so we don't put it on backwards and then we put our fancy cooling garment on and then we start getting dressed with the rest of the space suit on. Once you're locked inside of there, you have no access to the toilet any longer. So if you're gonna go, you're gonna do it in the diaper, and you're really discouraged from pooping in that thing. Because you really don't want that stuff getting loose in there, and the diaper should work, but why take the risk? When we were launching on the space shuttle, we were going to be putting a diaper on as well when we got dressed. So you'd want to use the bathroom at crew quarters, and then you'd put on your spacesuit with a diaper, and you'd go out to the launch pad. Now, on the launch pad itself, there is a toilet. We call it the last toilet on earth. Because you use it. Sì, sì, sì. Gli danno l'ultimo cesso in maniera di non avere il problema della merda nella tuta, no? O del piscio nella tuta. Che comunque, una volta che vai là, che sei così, in stile film, Apollo, che è solo un film, fatto per la televisione, non puoi più cagare, non puoi più pisciare neanche, quindi non devi bere prima, tutta una roba. Anche se la fai, comunque ti potrebbe tenere da pisciare lo stesso. Quindi come fai? Non fai, c'è il pannolino, ma insomma, vabbè. The last thing you do before you go flying or go into a simulator where you're gonna be stuck is you go to the bathroom. Che strano che ha detto. Beh, se, quando vai a volare o quando vai nel simulatore, che poi è la stessa cosa. È la stessa cosa. Non esiste la roba dello spa, non esiste un cazzo. Non esiste un cazzo. Altrimenti ce ne avrebbero dato prova prima, ma dopo questa cosa dell'esplosione della Terra, forma della Terra, space is fake, eccetera, ce ne avrebbero dato prova inconfutabile. Mentre invece siamo ancora in attesa di qualcosa che non sia un cartone animato, oppure una cosa disegnata comunque col paint di Microsoft Windows 1.0. Porca puttana. It's part of the checklist. We do. Tante chiacchiere nel frattempo, tantissime. With thermal control, so you sì. Try to keep yourself cool while you're space walking, so you don't. Cioè non c'è un cazzo di niente. Com'è possibile che non si vede niente? Sovrailluminato l'astronauta. Cioè, gente, secondo voi questa qua è luce solare? Cioè, non so. Non so, è luce solare? Qua c'è ombra. Come fa a esserci ombra qua? Perché c'è ombra? Qua Canada è scritto quasi non si legge Canada perché è un po' oscurato. Come fa a essere oscurato? Cos'è sta roba qua? Questo qua? Perché non è tutto pieno di merda, della roba che buttano fuori dal finestrino? O tutto già ingiallito? No. Sweat profusely, but still you're going to be moving around and you're going to be sweating a bit. One thing you learn in aviation, as you go to different altitudes, things are going to expand, meaning your stomach. I remember the was a Navy guy that was training us in this, and he said, your social graces go out the window when you get inside of the airplane. You know, you might have some extra gas. So he said, you don't worry about that. Because you don't want to get a stomach ache. And so the same thing is in your spacesuit. But if you break wind inside of your spacesuit, you're the only guy that's going to be smelling it. And you will smell it. Beh, interessante come discorso, no? I think for the future, hygiene, of course, is going to be important. On the space shuttle, it was a short-term issue. You know, you could contain all the poop for a couple of weeks. On the space station now, they have a better plan because you're up there longer periods of time. But still, the proximity to the Earth
gives you some advantages. You can get resupplied of clothing, you can get resupplied of water, you can get cioè come è come un po' Jerry Calà che fa vado a vivere da solo, no? Vanno a vivere da soli, però mandano le robe a lavare sulla Terra. Dai, risolvete il problema della levatrice spaziale, che poi tra l'altro c'è un pirlaccio del MIT o di qualche Harvard o qualche altro centro di rincoglioniti, che è centro di futuri rincoglioniti, perché quelli sono quelli che arriveranno domani a dirvi cosa fare, che ha inventato la levatrice spaziale. Quindi dategli ascolto e che ridiamo ancora un po', cara NASA. Supplied of a lot of the things you need because we're in low Earth orbit. Once we start moving, ci tengono a specificare che la orbita è bassa. And further away from the planet, it's going to be harder to do that. And resupply is not going to be as easy as it is now. Ci siamo andati nel 69, cazzone! Che è lontano dal pianeta. Ci siamo già andati. Cagandoci addosso, ha detto Butt Aldrin. So I think we are going to need a way to wash. Questo qua te lo presentano come se fosse vero così. Allora qua c'è lo sfondo, là dell'astronauta non c'è lo sfondo. Ma nessuno si chiede perché. Oh. When we go further away from our planet, and we're going to need a way to do that, that doesn't require a lot of water. Also, we're able to. C'era un pianeta con l'ombra dall'altra parte e uno con l'ombra di qua, uno orizzontale e uno verticale. Proprio anche messo a cazzo. Contain a lot of the. Sì. The germs of bacteria, we try to go to space very healthy, you have a quarantine sì. period ahead of time, so you don't have that. We have just about every medicine imaginable available to us, hygiene wise, but eventually as andate a vedere quali sono gli achievement medici che hanno ottenuto i spaziali. Nulla. Fanno test, non si sa di che tipo. We get further and further away. Probabilmente su quali puttanate spaziali raccontarvi domani. That may be more of an issue as well of containing some of the contaminants, bacteria. If you're very far away from Earth, you're going to have to solve that problem on your own. So I think dealing with germs, cleanliness and resupply are going to be a bigger issue as we go forward, where you're going to need to take. Basta. Sono le solite parole finali del mondo unito, tutti bravi, tutti felici, tutti collaborativi nello spazio, sempre più in alto, sempre più avanti. Bella gente, ci sentiamo un'altra volta. Spero di aver fatto servizio gradito e buona continuazione, vecchi miei.